Salve ragazzi e bentornati con Pokémon Platino. Tra l'altro, appena iniziato qui, bellissimo, sono scattate le 18 e quindi abbiamo il cambio del tempo perché nel gioco ci sta anche il meteo che cambia. Comunque, nella scorsa puntata, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo ottenuto i Pokédex, abbiamo fatto qualche battaglia con qualche Pokémon selvatico e quindi Piplup è arrivato a livello 7. Poi, appunto, siamo andati avanti e ufficialmente iniziato il nostro viaggio e quindi adesso dobbiamo subito immergerci nell'avventura. Ma prima, raga, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi, anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio, perplessità e a seguirmi sulla pagina Instagram. Il link del profilo è come sempre in descrizione. Detto ciò, possiamo andare finalmente avanti e vedere subito che c'è Lucinda che adesso ci mostrerà come catturare i Pokémon. Oh, che sbadata! Non ti ho ancora fatto vedere come si cattura un Pokémon. Te lo faccio vedere, tu sai guardare, va bene? Anche a me servirebbe un Bidoof, quindi cerca di farlo trovare anche a me. Chimchar, che è veramente bello, Chimchar è un Pokémon veramente eccezionale. Comunque, chiaramente, lotta. Come si fa a catturare un Pokémon? Bisogna utilizzare una mossa che lo indebolisca anche di più rispetto a quanto ha fatto adesso Lucinda. I suoi PS sono bassi, ma è meglio arrivare a vita rossa, non c'è bisogno di dirvelo, però ve lo dico lo stesso. E bisogna andare nella borsa, lei c'ha 20 Pokéball, ce ne darà 5 se non sbaglio, quindi diventeranno, vabbè, adesso sono 19, saranno 14 chiaramente. Chiaramente è scriptato, quindi entrerà sempre. Non c'è la possibilità che il Pokémon fugga e ci metta più tempo. Lucinda no, deve entrare e basta. Quindi ha catturato Bidoof e adesso tocca a noi, in un certo senso. Niente male, eh? Beh, sarebbe meglio far diminuire i PS del Pokémon più di quanto non abbia fatto io per catturarlo. È importante far abbassare i PS del Pokémon il più possibile. Infatti, un Pokémon in buona salute è molto difficile da catturare. A meno che non abbiate la Master Ball, ovviamente, che la Master Ball è la Pokéball assoluta che non fallisce mai. Ricorda inoltre che il sonno o gli altri problemi di stato, ovviamente, facilitano la cattura del Pokémon, soprattutto la paralisi. Ok, Aisor, per cominciare ti darò 5 Pokéball. Grazie, 5 Pokéball che sicuramente sono utili. Portando con te molti Pokémon potrai viaggiare con maggior serenità e sarà anche molto più divertente in compagnia dei tuoi amici Pokémon. Ora devo andare, ci vediamo. Arrivederci, cara. Ci vediamo alla prossima avventura, fra non molto, tra l'altro spoiler. Comunque, finalmente possiamo proseguire, becchiamo ovviamente un Pokémon, speriamo almeno che sia un Bidoof, così me lo catturo pure. Infatti, eccolo qui, Bidoof che effettivamente mi serve, sto dando sempre uno sguardo alla mia squadra. Sì, dai, prendiamolo, sicuramente serve, quindi portiamolo nella nostra squadra. Adesso provo, tra virgolette, a rischiare facendo un'altra botta. Se fa brutto colpo va giù, ma non fa brutto colpo. Quindi adesso possiamo provare, oggi non so parlare, possiamo provare a catturarlo. Spero di non fallire, ragazzi, ha un catch rate molto basso, quindi mi sento fiducioso. Fatemi dare un attimo un occhio alla TV che stavo vedendo una cosa. Ok, perfetto, Pokéball che va a fare il suo dovere, riusciamo a catturare il Bidoof e chiaramente non verrà messo nella grafica, perché non è un Pokémon che fa parte della squadra, sarà un piccolo schiavetto. Comunque, Pokémon Topafutto è una cosa brutta, ragazzi. Comunque, uno studio ha rivelato che gli incisivi dei Bidoof crescono nello stesso ritmo di quelli di Rattata. Vabbè, classico Pokémon di quarta gen che dovrebbe essere, diciamo, simile a Rattata. Comunque, adesso abbiamo il nostro primo scontro con un allenatore nuovo, nuovo di zecca. Quindi è il classico Gennaro Bullo. Che qua sicuramente non si chiama Gennaro Bullo, Ricky, ok, nome più semplice, normale, internazionale più che altro. Comunque, una cosa che mi sono sempre chiesto: Gennaro Bullo, per esempio nella versione Pokémon giapponese, ma anche americana, si chiama veramente Gennaro o tipo Jenny? Cioè, una cosa che mi sono sempre chiesto: cioè, cambiano i nomi, diciamo, da nazione a nazione? Penso di sì, perché ragazzi, Gennaro, no? Tutto il cuore. Comunque, andiamo avanti. Nome bellissimo, anch'io sono campano, patrono di Napoli, eccetera, eccetera. Comunque, non chiamerei sicuramente un personaggio dei Pokémon Gennaro. Non so perché sto facendo tutta questa storia sul nome Gennaro. Comunque,
Occhio che qua rischiamo di andare giù, sarebbe proprio, sarebbe proprio la cosa più brutta che potrebbe succedere, ok? Siamo più veloci, stranamente. Vabbè, all'inizio abbiamo le statistiche tutti bassi, quindi è normale. Comunque, arriviamo a livello 8, quindi adesso migliorano ancora di più le nostre statistiche. Impariamo Bolla, che è la nostra prima mossa di tipo acqua. E adesso siamo a metà vita, quasi quasi, un giretto al centro Pokémon me lo farei pure. Ok, sto ancora digerendo il pranzo, fantastico. Comunque, ok, tutti i Pokémon che partecipano alla lotta guadagnano punti esperienza. Più farei lottare dei Pokémon, più si rafforzeranno, ovviamente. Raga, allora potrei scendere, ma affrontiamoci anche questa ragazza e poi ci curiamo. Potrei rischiare anche, visto che alla fine non dovrebbe essere così rischiosa la situazione. Ha un Bidoof, quindi con Bolla dovrebbe essere anche più facile buttarlo giù. Vediamo, Bolla. Ok. Vediamo quanto fa. Meno metà. No, così poco. Occhio, no, raga, meglio curarsi, 3 PS ad azione. Se ci fa un brutto colpo, veramente ci può buttare giù. Eccolo qui il brutto colpo che ci voleva. Non farlo anche tu, ti prego, grazie. Quindi con botta la possiamo chiudere. Ok, 7 PS. È meglio curarsi, raga, dai, perdiamo un po' di tempo, ma all'inizio è così, poi nessuno ci corre dietro, possono venire anche 3000 video solamente su questo percorso. Comunque arriviamo anche al livello 9, quindi obiettivo arrivare a Giubilopoli con il livello 10, sinceramente, quindi vediamo un po' se ci riusciremo a fare una roba del genere. Comunque, curiamoci di nuovo, siamo già a 7 minuti. Chiaramente penso di arrivare a Giubilopoli entro i 20 minuti, il mio obiettivo è quello lì, e poi di fermarmi e lasciare l'esplorazione della città alla prossima puntata, che probabilmente registrerò subito dopo questo video, visto che ho il tempo fisico, quindi posso farlo. Comunque speriamo di non beccare Pokémon, dai, no, sempre all'ultimo chicchetto d'erba. Ripeto, non fuggo per una questione di esperienza, soprattutto all'inizio è importante. Comunque si capisce che sono su emulatore quando si vede il Pokémon lì che si alza, avete visto anche adesso. Comunque, niente, neanche metà vita, Bolla credevo fosse più incisiva. Comunque Ruggito diminuisce la difesa fisica, cioè comunque l'attacco fisico. Bolla è una mossa speciale, mi auguro che spara delle bolle, deve essere per forza speciale, infatti. Ancora Ruggito, quindi questa volta siamo fortunati e non subiamo neanche un danno, quindi questo vuol dire che possiamo continuare tranquillamente. Ok, 32 punticini, benissimo. Ok, comunque raga, sono veramente felice di aver iniziato questa serie, che volevo portarla da parecchio tempo, come ho detto nella prima puntata. Eccolo qui, Shinx, Pokémon tra virgolette più raro del percorso, perché mi sembra che Barmy non si incontri qui, non mi ricordo. Pokémon di tipo elettro, e infatti raga, bisogna fare attenzione qui. Però a livello 3 è impossibile che abbia già una mossa di tipo elettrica, sinceramente, tipo elettro, sinceramente. Quindi Bolla dovrebbe comunque fare il suo sporco lavoro. Infatti lo buttiamo giù. Shinx è un Pokémon molto bello, diventa Luxray, ma non fa parte della mia squadra. Ah, neanche Starly, perché se lo stesse domandando, il Pokémon di tipo volante sarà un altro, che è comunque abbastanza banale, però ci può stare, secondo me. Per il resto, raga, una squadra mista fra Pokémon banali, eccolo qui, Barmy, tra l'altro, mista fra Pokémon banali, appunto, e Pokémon che effettivamente sono abbastanza originali, alla fine è un'avventura, quindi, cioè un'avventura proprio nel senso del gioco, quindi ci sta a fare metà e metà. Ho provato a scegliere nel miglior modo possibile, a me piace tantissimo mettermi là con Pokémon Central Wiki avanti a scegliere tutte le squadre, i tipi, come fare. Io sono molto appassionato, molto fissato con queste cose. Comunque qui subito buttato giù Ludovico, questo qui non ci dice nulla. Ah, ci dice che ci sono Pokémon chiaramente che si mostrano solamente di giorno o di notte, alcuni Pokémon speciali appunto, che però attualmente non ci interessa. Ok, fortunati stavolta a non beccare nessuno, ed arriviamo anche a Giubilopoli, prima città grande che beccheremo diciamo nel gioco. Comunque troviamo subito Lucinda, ve l'avevo detto che
l'avremmo incontrata di nuovo. Come va con i Pokémon? Li catturi? Secondo me dovresti catturarne qualcuno in più, sarebbe più sicuro. Sai, nel caso dovresti recarti in qualche luogo lontano? O aspetta, non pensi che sarebbe meglio saperne di più sui Pokémon? Ma certo, io conosco anche il posto giusto. Forza, non essere timido, vieni con me. Ma abbiamo entrambi 10 anni. Cioè, come si fa a essere timidi? Cioè, nel senso, vabbè, comunque. Quell'uomo cosa sta facendo? Questa qui è una cosa nuova di Pokémon Platino. Su Diamante e Perla non c'è. Ok, sì. Cambio di musica? Cosa? Come facevate a saperlo? Come avete fatto a capire che sono un agente della polizia internazionale? Come dice, scusi? Stavamo solo facendo conversazione. E così volete farmi credere che stavate solo chiacchierando? Ma io non ci casco, no. Avete capito subito che c'era qualcosa di insolito in me. Ecco perché mi avete rivolto la parola, non è vero? Il vostro spirito di osservazione è incredibile. Siete davvero in gamba voi due. Beh, visto che mi avete smascherato, posso presentarmi. Sono un agente scelto in missione per conto della Polizia Internazionale. Mi chiamo... Ah no, posso rivelarvi solamente il mio nome in codice. Chiamatemi pure Bellocchio. È così che mi conoscono nella mia... Mi dispiace, potevi sceglierti un nome più carino. A proposito, la frase non rubare vi suggerisce qualcosa? Sì, non bisogna rubare. Eh sì, proprio così. Appropriarsi di qualcosa che non vi appartiene è sbagliato. Sfortunatamente, pare che qualcuno non tenga conto di queste parole. Nella regione di Sinnoh sono spuntati dei criminali che rubano i Pokémon degli altri. Per questo motivo sto tenendo d'occhio tutti quelli che hanno un'aura sospetta. A proposito, voi siete degli allenatori, vero? Allora forse sapete come usare questo oggetto. Il registradati serve per registrare le battaglie online e non possiamo farlo sia perché il Nintendo Wi-Fi Connect, là come si chiama, è scaduto da anni e poi siamo su emulatore, quindi peggio ancora. È un registradati, un dispositivo molto utile per registrare una sfida. L'avevo preso perché è un oggetto molto in voga di questi tempi, ma io non partecipo a molte lotte di Pokémon. Sono certo che voi saprete sfruttarlo al meglio. Tra l'altro Bellocchio è un personaggio che poi in futuro si ripresenterà più volte, intendo proprio nei giochi futuri. Comunque, avrei un favore da chiedervi. Dato che sono in servizio, se dovessimo incontrarci di nuovo, vi prego di non rivolgermi la parola, infatti sarà lui a rivolgercela sempre. Potete parlarmi, anzi dovete farlo, ma non perché mi senta solo, no, dovete informarmi se vedete qualche cattivone, giustamente. Chiaramente è tipo la polizia, quindi è normale. Voglio essere messo a corrente di ogni minimo sospettato o di minimo sospetto, dettagli. Comunque, lavorare per la polizia internazionale deve essere molto duro. Eccoci arrivati, eravamo già arrivati, abbiamo superato la nostra destinazione. Questa è la scuola per allenatori. Il nome dice tutto, infatti. Prima ho visto entrare il tuo amico Barry, magari ancora lì dentro a studiare. Ok, ci vediamo, quindi possiamo anche fare questa piccola quest, tra virgolette, visto che siamo a 13 minuti, perfetto, quindi curiamoci un attimo, andiamo a trovare Barry, poi ci facciamo due lotte che sono all'interno della scuola e poi possiamo anche fermarci, dipende sempre se siamo arrivati o meno a 20 minuti, quindi ormai avete capito come voglio gestire questi video, queste puntate. I video devono essere compresi fra i 18 e i 22-23 minuti, diciamo giù di lì. Comunque ecco qui Barry, ma prima abbiamo una Pokéball che è un attacco X, aumenta l'attacco speciale solamente durante la battaglia, mi sembra. È perfettamente normale che allenatori e Pokémon si sviluppino in base al loro ritmo. Se c'è qualcosa che non conosci, dai pure un'occhiata qui. Praticamente alla lavagna e al libro, però a noi interessa solamente Barry. Sei anche tu qui per imparare? Io ho già memorizzato tutto quello che c'è scritto sulla lavagna. In fondo il compito di un allenatore è evitare che i suoi preziosi Pokémon subiscano danni nella lotta, no? E allora, Aizor, qual buon vento ti porta qui? Hai qualcosa per me? Consegna un pacco, benissimo. Che cos'è? Wow, è una mappa della città. Perché ce ne sono due? Mi piace, ma due non mi servono proprio. Tieni, prendine una anche tu. E infatti otteniamo la mappa città, che vi mostrerò appena possibile. Vediamo, guardando questa mappa delle città, la prossima città da visitare è Mineropoli. Non è il Ruttino, cioè nel senso il Ruttino non fa parte del nome della città. C'è una palestra e quindi potrei allenare i Pokémon che ho appena catturato là. Sono sulla buona strada per diventare il migliore allenatore di tutti i tempi. Ci si vede. Arrivederci. Sulla lavagna, inutile leggere, sta scritto in tutte, diciamo, le statistiche di stato, nel senso
con l'antidoto ti curi dal veleno, la sveglia con l'addormentamento, non si dice così, comunque avete capito. I Pokémon vanno catturati con le Pokéball, poi avete fino a 6 Pokémon, nella natura è qualcuno che cattura i Pokémon. Ok, sì, perfetto. Allora, i due da affrontare sono questi qua, quindi iniziamo con il maschietto qua sulla sinistra e poi la femminuccia, e dovrebbero darci anche uno strumento, se non ricordo male. Intanto, per quanto riguarda quello che stavo guardando in TV, non posso vedere perché c'è la pubblicità, perfetto. Comunque, siamo contro uno Starly, ecco qui che usa un attacco X, infatti si usa solamente in battaglia. Adesso questo Starly avrà l'attacco speciale migliorato, ma a noi sinceramente poco interessa, visto che poi utilizza anche mosse fisiche. No, anche se aspettate ragazzi, attacco X migliora l'attacco fisico, come si chiama? Attacco non mi ricordo come si chiama, Special X mi sembra, che migliora l'attacco speciale, se non lo ricordo male, sempre diciamo da usare come disclaimer. Comunque arriviamo anche a livello 10, bene così. Tra l'altro, se non sbaglio, il percorso sopra Giubilopoli dovrebbe nascondere un Pokémon molto interessante che potrebbe servirci. Comunque non è facile vincere se non si hanno un po' di Pokémon fra cui scegliere, infatti ne hai solamente uno. Vediamo la tua amichetta qui, quanti ne ha, deve mettere in pratica. Ok. Andiamo in campo, Scolara, Brunella, Bidoof, anche lei ha solamente un Pokémon, quindi mi state dando proprio vita facile. Continuiamo con le nostre bolle, continuo a guardare in TV, ok, praticamente sto guardando una partita di tennis, se vi interessa. Comunque, non vi dico qual è, altrimenti vi rendete conto quando sto registrando, perché io registro con molto anticipo, quindi evitiamo, altrimenti fate, ah, oddio, ma questo è pazzo. No, comunque scherzo ovviamente. Qui dobbiamo fare attenzione perché non vorrei rischiare, lei utilizza una pozione. Adesso sì che possiamo rischiare, ragazzi. Però, la forza di Piplup supera quella di questo povero, di questa povera Bidoof che sta per soccombere alle nostre bollicine, che non è, diciamo, la bolla che utilizzano i Digimon, sparabolle per intenderci, ma chiaramente i Pokémon sono diversi, anche se i Digimon sono comunque molto importanti. Mo sono vecchi Pokémon o i Digimon, eh? Comunque eravamo abbastanza certi che ce l'avremmo fatta, però la tua abilità mi ha impressionato. Se vuoi puoi parlare al mio amico e farti dare un bello strumento. Caro, che mi dici? Sei veramente in gamba, studio diligentemente ogni giorno, ma fra te e me non c'è paragone. Tu saprai di certo usare bene questa pozione. Ah ok, una pozione che sicuramente non si butta, soprattutto all'inizio. Una pozione restituisce 20 PS a un Pokémon, quindi ricordiamoci questa cosa. Poi ci sono le super pozioni che ne danno 50 e le iper 200, quindi c'è questo stacco fra 50 e 200 che sinceramente non mi sono mai spiegato. Ci sono altri strumenti nel gioco che ti danno 100 PS, ti restituiscono 100 PS tra virgolette. Comunque avete visto quel signore lì che ci darà una cosa molto utile che voglio prendere adesso e poi fermarmi, perché non mi piace vedere lo schermo inferiore così vuoto, senza nulla. Adesso, diciamo, adesso capirete subito. Ma guarda, ti consideri un allenatore di Pokémon, ma non è il Pokécron. Lo sai cos'è, vero? Incredibile, sei un caso come pochi. Io ho inventato il Pokécron e ora li produco. Non solo, al momento sto portando avanti una campagna promozionale. Non devi far altro che trovare 3 clown a Giubilopoli. Se li trovi, avrai un regalo, avrai in regalo il Pokécron, che nell'anime inizialmente chiamavano il Pokéch, se non ricordo male. Questo qui è il primo clown, ci faranno delle domande. Un Pokémon si rafforza sconfiggendone altri e guadagnando punti esperienza? Certo. Sì, risposta esatta, i Pokémon si rafforzano sconfiggendo altri Pokémon nella lotta. Alcuni Pokémon assumono addirittura una forma del tutto diversa, questo processo è detto evoluzione. Questo è il tuo coupon, ok. Il primo, ce ne sono ben 3, e gli altri due clown sono entrambi qua sulla sinistra. Questo qui è il numero 3, stranamente, non mi sono mai spiegato sta cosa, però effettivamente è il numero 3. Qui c'è la Pokémon SPA, qua...
piano piano durante il gioco ti daranno, ce l'ho fatta, più software per il Pokécron, appunto, che otterremo adesso. Questo qui è il secondo clown. Allora, le mosse dei Pokémon hanno un tipo come i Pokémon stessi? Ovviamente sì, per esempio Bulla è di tipo acqua, Botta è di tipo normale. Chiaramente poi lo Stab ci spiega qui, se un Pokémon, per esempio Piplup, utilizza Bulla, la mossa è più forte, perché Piplup, Pokémon di tipo acqua, utilizza una mossa di tipo acqua. Queste qua sono sempre cose standard che tutti noi conosciamo, ma è sempre giusto ricordare. Poi qua invece che cosa fanno? Ah, quella Jubilo TV, quindi qua ci stanno tutti i giornalisti. Questo qui è il terzo, no, ho sbagliato. Comunque ha chiesto se i Pokémon possono ottenere degli strumenti, la risposta è sì, praticamente tre sì, e un Pokémon può ottenere un solo strumento. Alcuni strumenti hanno un effetto immediato quando il Pokémon li prende. Il Pokémon mangia le bacche tenute quando ne ha bisogno nella lotta, per esempio bacca arancia, bacca aceto, eccetera, eccetera. Quindi adesso abbiamo tutte e tre i coupon, possiamo parlare qua con Tizio Buffo e dovrebbe darci il Pokécron in cambio dei coupon. Ti consiglio questo Pokécron. Eccolo qui, adesso potete vedere a che ora registro. Per rendere il tuo Pokécron ancora più versatile puoi aggiungerci dei software. Tocca lo schermo del Pokécron e scopri quelli più adatti a te. Adesso penso che abbiamo pochissimi strumenti, cioè pochissimi software. Ok, sto utilizzando il mouse adesso. Qui vediamo la squadra che abbiamo, questo potrebbe essere utile, però è più utile la grafica secondo me. Qua, questo qui è il contapassi, vedete, aumentano i passi. Poi la calcolatrice e l'ora, va bene, per il momento lasciamo questa qui, o lasciamo l'ora. No, va bene, lasciamo questa qui, così posso vedere se c'ho i Pokémon curati o no. È sicuramente una cosa in più. A proposito, li ho curati, sì, perfetto. Quindi per il momento possiamo fermarci qua. Nella prossima puntata andremo avanti con l'avventura, andremo innanzitutto qua sopra, nel percorso 204, e forse cattureremo un nuovo Pokémon, perché se non ricordo male si cattura qui, e poi proseguiremo anche di qua, se tutto andrà nel verso giusto. Quindi raga, io per il momento posso fermarmi qua, vi invito a lasciare un like, un commento, ma soprattutto ad iscrivervi al canale e seguirmi sulla pagina Instagram. Noi ci vediamo ad un prossimo episodio, e ciao a tutti!